che stai in bagno? Eh sì. Un attimo. Stai facendo nel mio bagno. Ma tu piuttosto che stai facendo, che sei sparito dai social? Ah, io? Ho fatto molte cose in realtà. Sono sparito dai social perché appunto dovevo ristrutturare tutto il mio studio. Uh-huh. E quindi ho fatto un lavoro che è durato ben 2 mesi. Cavolo. Che è servito semplicemente per collegare tutti, cioè non ancora ho collegato proprio tutti i dispositivi come si vede da qui, nel senso che ci sono molti cavi ancora sparsi che devo ancora collegare. Ma intanto questi lavori di 2 mesi in pratica in cosa consistono? Consistono. Lo posso far vedere al pubblico attraverso un video. Ma prima è il momento del recappone di tutto quello che è successo finora. Alcuni di voi mi conoscono già per il mio progetto cantautorale come Pierre, altri per la mia attività di produttore. Alcuni mi conoscono per la pagina Instagram, per i miei video a tema musicale, altri per avermi visto militare in band come i Sense Action, ma è ancora più probabile che la maggior parte di voi non mi conosca affatto, per alcun motivo! Motivo per cui ho creato un video che riassume tutto ciò che è successo fino al 2023 ed è linkato nella descrizione. Fra le cose accadute, quella che interessa questo video è che ho creato uno studio di registrazione dentro casa mia e che la frase con cui accoglievo sempre tutti era: scusate il disordine, ma tanto ormai ci siete abituati. È proprio grazie a questa frase che oggi io conosco tutti i cliché con cui sono abituati a rispondermi i miei tipici clienti. No, ma che scherzi, è un disordine bellissimo. Ti capisco, anch'io riesco a ritrovarmi soltanto nel mio disordine. Ah, Vegeta, tranquillo, se questo è disordine, non hai proprio visto casa mia. Ma io non sono Vegeta. Beh, comunque non hai visto casa mia, Majin Buu. Ma non sono neanche Majin Buu. Sì, ma comunque non hai visto casa mia. Ma che ti prende, Goku? Goku! Fortunatamente non ricevo quasi mai questo tipo di clienti. Ma a parte ciò, dovete sapere che uno dei motivi principali del disordine negli home studios è la disorganizzazione dei cavi e dei collegamenti dei dispositivi. Infatti, senza un adeguato sistema di collegamenti, succede questo fenomeno. Se voglio collegare uno strumento, sono costretto a prendere un cavo e portarlo fisicamente alla mia scheda audio. Poi voglio collegare un microfono, altro cavo. Poi voglio collegare un'altra cosa, altro cavo. Poi un'altra cosa, altro cavo. E indovinate? Alla fine non si capisce più nulla! Non c'era altra scelta, dovevo cercare un altro sistema. Un qualcosa che mi portasse a tenere tutti i dispositivi sempre collegati e senza creare disordine. Perciò mi sono dedicato a creare, attraverso più di 1 chilometro complessivo di cavi e oltre 2000 saldature, un sistema fighissimissimissimo basato su dei dispositivi chiamati Patch Bays. E a che cosa servono queste Patch Bays? Beh, ne vedrete la dimostrazione proprio dopo la sigla! No, non aspetta. 1, 2, 3. Ciao, piacere Pier, questa è la sigla della prima stagione. Qui troverete batterie, chitarre, limoni, assoli di pianoforte. Ok, poi? Produrremo dei brani belli belli, spiegheremo dei concetti facili facili, andremo nei backstage dei concerti e soprattutto limoneremo insieme. Limoneremo insieme di un sacco di artisti che arrivano da tutta Italia. Nei video provvisori di piacere Pier. Poi lo stoppiamo perché comunque anche questa sigla è provvisoria. Follia pura, sì. Come si fa a costruire una cosa del genere? Penso che è abbastanza complicato da dire in un singolo video. Si devono collegare i cavi alla patch bay, quindi si prendono questi cavi, si spellano, ci sono i TRS in cui vanno collegati e io appunto infilo questi pezzi di rame nel buco e poi li vado a saldare. Credo di aver parlato un linguaggio che è assolutamente alieno per te. Spiegamelo come lo spiegheresti a questo maiale. Vabbè, ma quel maiale capirebbe solo un esempio pratico. Facciamo l'esempio pratico. Mettiamo caso che io voglia mandare il mio basso dentro il mio compressore di BX. Ma il maiale non sa che cos'è il compressore di BX, Pier. È una cosa che serve per regolare il volume in tempo reale. Lo spieghiamo in un altro video. Comunque, Se voglio collegarmi lì dentro, prendo da qui, proprio come in un centralino telefonico, no? Dove tu dicevi: signora, mi metta in contatto con Washington. E lei diceva: sì, ecco. A quel punto prendeva il tuo segnale e lo portava a Washington. Quindi, tac. E che cosa succede? A quel punto, che io ho il mio basso, adesso vado ad alzare il volume, e
va a finire dentro il compressore. Ok? Mettiamo che però io decido di cambiare il compressore che voglio utilizzare. Non voglio usare quello, ma voglio usare quell'altro, il mio T25. E allora vado a cambiare qui, no? Faccio tac. Signora, non voglio più che lei mi mandi a Washington. Mi mandi a un'altra cosa, dimmi. Nel Delaware. Mi mandi nel Delaware. E io allora sposto questo segnale nel Delaware. E a questo punto, pam! Il segnale arriva lì. Prima dovevo prendere dei cavi e fisicamente andare a portarli lì dietro, e infatti si creava quel casino di cavi. Ora invece sono saldati sulla patch bay. Questo è un sistema pazzesco perché tutto connesso. Mi permette esattamente di tenere lo studio in ordine, posso pulire e soprattutto posso lavorare in grandissima velocità, così, perché dico ok. E immagino che per fare tutto questo hai dovuto fare un macello. Stai davvero percutando il macello? Non lo sto facendo. Sì, comunque è stato un macello. Ho smontato tutto quello che c'è intorno a me in questo momento, come si vede in questi fantastici timelapse. Sono andato a rimuovere tutti i cavi precedenti uno ad uno e li ho saldati dietro la patch bay. Prima era così, poi così, poi così, poi così, poi così, e poi così, e poi così. Ta-da! E li ho srotolati. E questo è il pannello frontale, super ordinato. E questo è il lavoro che ho fatto, per il quale sono sparito dai social per molto tempo. Aveva senso allora sparire. Sì, però manca la parte finale. Lo studio è molto in disordine, quindi io direi di fare un salto temporale, sempre però in piano sequenza, cioè senza staccare, senza che tu metti stop. Facciamo lascia rec. Come fanno su Instagram, quel reel virale che tipo butti la bomba a mano e poi esplode e tutto diventa... Ah, con la granata. Che sì, dici? Però non con la granata. Non ce l'ho la granata, possiamo lanciare un altro oggetto, cioè tipo, non lo so, il cacciavite, se no c'ho le fascette da elettricista. Vabbè, dai, buttiamo tipo questo pezzo di carta. Sì. Ok, questa striscia di carta. Ok, quindi sì, usciamo fuori, io lancio e dopo l'esplosione di questo pezzo di carta lo studio magicamente sarà finito? Assolutamente sì. Ok. Beh, mi risparmio anche un sacco di lavoro così. Sì, infatti okay, non vado, so perché non l'abbiamo fatto altre volte. Infatti, vado. Vai. Ok. Madonna, che incredibile, cazzo. Cosa è successo? Sono spaventato. Prego. Wow. È tutto pronto ora. Questa parte che prima aveva tutti i cavi in giro, ora è tutto collegato. Vedi quanto è bello vedere tutto acceso così. Stupendo. Anche qui è tutto collegato ora e niente, semplicemente tutti i dispositivi ora sono attaccati. E per esempio ho predisposto dei microfoni fissi nello studio. Questi sono i due del pianoforte. Qua c'è un microfono che ho chiamato il desk mic numero 1, quello è il desk mic numero 2 che è dall'altro lato. Per esempio io ora, se voglio attaccare i microfoni del pianoforte, ho già predisposto sulla mia patch bay il collegamento dei microfoni del piano, che si trovano esattamente qui. Questo è il primo, è tutto scritto con le etichette, quindi posso semplicemente leggere dove l'ho messo se non lo ricordo, ma vabbè. Diciamo che poi vivendoci dentro si va un po' per automatismi. Ora per esempio stiamo registrando il pianoforte grazie ai miei... Vediamo un po'. Per esempio qui. Ed è subito magia. Subito magia. Sì, però Pier, io voglio vedere qualcosa che fai adesso, live. Un pezzo tuo, una... non lo so, vai. Va bene, posso fare... qualcosa di carino. Faccio una versione estemporanea di un brano mio. Vai. Ciabatte potrei fare. Bellissima. È abbastanza semplice. Stupendo. Allora, impostiamo un BPM. Così, brulé. Sì, brulé, anche se non so che significa. Veloce, così. Ah, brulé. Il vin brulé, quindi è... è veloce, diciamo. Per esempio potrei fare... caso che ora prendo questa batteria,
Ok, ora registrerò un pianoforte al volo. Che bello sto pezzo. Sì. No, sì, è bello sto pezzo, cazzo. Sì, è bello. Ok, mettiamo caso che ora io voglia registrare, per esempio, un basso. Quindi, come posso fare velocemente? Con la tua bellissima Patch Bay. Bravo, cazzo, l'hai imparato, no. Sono fieno di te. Anch'io. Sono molto fieno. 1, 2, 3, 4. A questo punto, che cosa farò? Oltre a gettare un cavo in una posizione casuale che farà risultare lo studio in disordine senza raccoglierlo per settimane, questi sono due tagli che non mi servono. Andrò ad alzare il gain, selezionare il microfono e fare hey, 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 ah! Sta distorcendo perché sto urlando, certo. Ma io ora non urlerò, bensì andrò a fare questa cosa qui. A registrare tenendo il volume molto basso perché non ho voglia di mettere le cuffie. Io non me lo ricordo più come faceva la canzone che tu mettevi da YouTube mentre facevamo l'amore. Ricordo quel divano blu e le nostre peggio porcate davanti una serie TV e le puntate non guardate. Mi sono trattenuto per non cantarla. Mi sono trattenuto fortissimamente per non cantarla. Ho notato che sospiravi e sì, che... era un anzi mio. E a questo punto, giusto per dare a questo video una chiusura, gli daremo un tocco molto particolare, che tra l'altro è una bella figata di questo studio. Sì. Ho acquistato direttamente dal Giappone un registratore a cassetta della Yamaha. Sei matto. Che mi è arrivato dalla prefettura di Kanagawa. E ci siamo. Faremo una riproduzione di tutto questo, ma abbassando la velocità di riproduzione del nastro, che fa anche abbassare tutto e lo trasforma in una cosa super lo-fi che adesso sentiamo che è fighissima, cazzo. Sono molto curioso. Andrò ad abbassare i nostri traumi risolti. Io non me lo ricordo più. Posso fare questo, anzi posso addirittura. Oh. Troppo lenta. E le nostre peggio porcate. Anche così. E avanti una serie TV. È una ragazza così. La suoneria, dai. Non guardate. La testa data per dispersa. Io perso dentro l'estasi. E i tuoi gattini sulla pelle. Finché li addormentavo, ciao. Però era proprio. Allora la faccio così. Ce la riascoltiamo. Vai. Io non me lo ricordo più come faceva la canzone che tu mettevi da YouTube mentre facevamo l'amore. Ricordo quel divano blu e le nostre peggio porcate e avanti una serie TV e le puntate non guardate. La testa data per dispersa. Io ho perso dentro un'estasi. E i tuoi grattini sulla pelle. Finché mi addormentavo, ciao. Però era proprio impossibile trovare un rimedio ai nostri più recidivi. Scheletri nell'armadio, i nostri traumi irrisolti, i tuoi rifugi irrisori, i fallimenti, i dolori, i nostri sogni illusori. Poi mi sveglierò in un orario diverso dal tuo, in una casa che non è la tua, e mi laverò i denti senza di te che mi abbracci. E poi
fra le tue ciabatte. Bene, come salutiamo il nostro numerosissimo pubblico? Vieni da quest'altra parte. Sì. Ok, puoi stoppare. Cambiamo il resto del video. Se volete ascoltare la canzone arrangiata con il dovuto tempo, eccetera, eccetera, metti il link in bio. Metto il link in bio. Anzi, no, il link in descrizione. In descrizione, qui siamo... questi social non vanno bene. Ciao banane! Se vi è piaciuto il contenuto di questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Altresì, se non vi è piaciuto, non iscrivetevi né attivate la campanella. Inoltre seguitemi su tutti i social dove mi trovate come Piacere Pier, i link sono in descrizione. Addio a chi che sia e mi raccomando, mangiate tanta frutta. Allora, siamo qui con il quale ha affrontato le audizioni per X Factor. Ti consiglio di andare in bagno. Ma ci sono già stato, Pier. No, non ci sei. Ci devi andare per cominciare questo stesso video. Mi sento un po' confuso in questo momento. Se tu vai in bagno, ti comparirà il me del passato e comincerà questo video. È un ciclo, devi ragionare in maniera sferica. Ma perché tutto questo? Questa cosa qua succederà proprio. Ma come? Nel passato, vedi? Ci sarò io che entro, tipo, ma che stai in bagno? Nel bagno. Nel bagno. Cioè noi faremo questo. Se tu vai nel bagno succede questa cosa nel passato. Non sono io, questo è il me del passato. Gli dici di buttare la granata e quando scoppia la granata ti ritroverai qui. Ma Nolan c'entra qualcosa in tutto questo? No. Nolan? No, Nolan si è ispirato a cose di questo tipo che succedono nel mondo ovunque, te lo posso garantire. Vado in bagno allora. Sì.